Buongiorno amici, sta giustamente destando grande scalpore e fa riflettere una immagine in cui Papa Francesco, al suo arrivo in Bolivia, riceve dal presidente boliviano Morales un singolarissimo crocifisso che è affisso su una falce e martello. L'asse verticale del crocifisso è l'impugnatura del martello. Al tempo stesso il presidente boliviano gli ha messo al collo una onorificenza la cui placca riproduce la stessa immagine di questo crocifisso. Giustamente queste immagini imbarazzano e il Papa, nelle fotografie che ci sono pervenute, a tratti appare perplesso, a tratti invece appare sorridente e soddisfatto. Quello che nessuno sapeva, neppure il Papa, stando a quanto lui stesso ha detto, è che l'autore di questo crocifisso sopra la falce e il martello, che sono i simboli del comunismo, è un sacerdote gesuita, Luis Espinal, considerato un martire della Chiesa, assassinato dai militari, dai paramilitari boliviani nel marzo del 1980. Il Papa si è recato sul luogo del suo assassinio dicendo che è stato vittima di interessi che non volevano che si lottasse per la libertà della Bolivia. Ha predicato il Vangelo e questo Vangelo ha dato fastidio. Per questo lo hanno eliminato. Luis Espinal, personaggio che in Italia non è noto, in realtà è stato studente alla Cattolica a Milano, è stato un poeta, un cineasta e in Bolivia sosteneva la protesta dei minatori. Quando il presidente Morales ha consegnato questo crocifisso al Papa, il Papa, dicendogli che l'autore era il gesuita Luis Espinal, il Papa, che anche lui è un gesuita ed è latinoamericano, ha risposto candidamente: io non lo sapevo. Il portavoce del Vaticano ha detto che quella di Espinal, questo crocifisso, non era una interpretazione marxista della religione, anche se padre Lombardi, portavoce della sala stampa del Vaticano, ha aggiunto: certamente non lo si può mettere in chiesa. Resta il fatto che il Papa continua a proporre un'immagine della Chiesa che è molto simile a quella del comunismo negli anni in cui imperversava anche in Bolivia. Il Papa ha detto che l'attenzione per i popoli, per i poveri, scusatemi, è nel Vangelo ed è nella tradizione della Chiesa, non è un'invenzione del comunismo. C'è quasi questa contesa tra la Chiesa cattolica e il comunismo su chi abbia il primato nell'interesse e nell'attenzione verso i poveri. Cari amici, la vicenda di Gesù crocifisso sulla falce e martello, questa simbiosi tra il cattolicesimo e il comunismo, richiama prepotentemente la questione della nostra identità, dei nostri valori, della nostra civiltà. Credo che il disorientamento che questo Papa sta alimentando rappresenti un male per la Chiesa, un male per i cattolici, ma un male per tutti in assoluto, perché oggi noi abbiamo più che mai bisogno di certezze e penso soprattutto ai giovani che, quando si guardano attorno, non hanno più la nozione stessa di verità, di quell'autorità che incarna la certezza della verità. È ora di riscattare la certezza di chi siamo, è ora di uscire da queste ambiguità, da questi connubi che vorrebbero farci intendere che tutto e il contrario di tutto siano la stessa cosa, che essere cattolici o essere comunisti sia la stessa cosa.